Ragazzi, mi è successa una cosa veramente incredibile, non me lo aspettavo. Un bel giorno arriva alla mia porta il corriere e mi dice: "Guarda Davide, il signor Umidigi ha un pacco per te." Umidigi ha un pacco per me. Ma ho appena regalato lo Z2. N non avevo nient'altro in consegna da Umidigi e invece è arrivato lui. Quindi felicità estrema, grazie signor Umidigi, ovunque tu sia, vado subito a aprire il contenuto di questo pacchetto. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Curiosi, eh? Ed eccoci ragazzi con questo pacchettino. Ma non siete curiosi anche voi di scoprire il suo contenuto? E allora, zac zac zac, vado come un chirurgo a operare. Anzi, guardate un po' come lo apro, in questo modo così come viene. Pacchettino al suo interno. Signor Umidigi, che cosa mi hai mandato? Lo scopriamo fra un attimo. Come si apre? Ecco qua. Ok ragazzi, io ci sono, voi siete pronti? Allora via, vediamo cosa c'è all'interno di questa confezione. Via tutto, siete pronti? E eccolo qua. Giro ancora. Beh, mi è tornato indietro l'Umidigi Z2, ma che mi combini? No, eh no, eh no. Sì, vediamo un po'. Umidigi e cosa c'è dentro? Un attimo di pazienza. Un altro ringraziamento, grazie per aver acquistato Umidigi. Ma che versione di Umidigi è? Che modello è, ragazzi? Chi lo ha riconosciuto? Qualcuno di voi ha riconosciuto? Ok, non è un Huawei P20 Pro, bensì, cari ragazzi, un iPhone X. No, sto scherzando ovviamente, ma tanto diverso dall'X non mi pare, perché questo è il nuovo Umidigi One Pro, Link to the World, un po' quello che abbiamo già visto con la confezione di Umidigi Z2, quindi spillettina e manualistica, la coverina con questo effetto a nido d'ape bello luminoso inclusa, finta pelle, e guardate, per finta pelle intendo anche comunque un materiale molto ben riuscito, molto apprezzato in mano. Devo dire che il grip aumenta tantissimo. E anche qui cavetto di connessione al computer USB Type-C e un bel caricatorone griffato Umidigi, eccolo qua, non so se si vede in controluce, che ricarica in maniera fast. Ed eccolo qua il mitico One Pro, che è arrivato anche questo in colorazione Twilight. Vabbè, me li mandano tutti Twilight perché deve essere la moda del momento, con un frame in alluminio ed è bello pesante questo frame, 180 grammi di telefono nel complesso, fotocamera doppia 12 più 5 megapixel, effetto bokeh garantito, LED flash, abbiamo anche lo sblocco con l'impronta digitale, guardate qua, zigrinato, posto sul laterale, quindi per sbloccarlo faremo così. Lo andremo ad accendere nel mentre, quindi tengo premuto il tasto dell'impronta digitale e vado ad accendere il mio Umidigi, vado a rimuovere anche la pellicolina che è in dotazione, eccola qua, che ha già lasciato un po' di bolle, mannaggia, ma è il bello anche della diretta, poi le andremo a togliere queste bollicine qua. Ed eccoci ragazzi, si è avviato lo One Pro, vi dico subito qualche buona notizia. Innanzitutto, tutto display, come potete notare sulla parte frontale, notch e fondamentalmente subito una nuova versione software, subito una bella notizia. Andiamo avanti con le belle notizie perché questo display, che è un full screen da 19 noni, risoluzione ahimè HD Plus, ma tant'è, si vede bene, poi vi dirò anche il costo, di questo smartphone. Occupa il 90% della superficie frontale. Quindi, ragazzi, cosa significa in sostanza? Pochissimi bordi in basso, laterali e in alto. Siamo davanti a un display full screen. Ma andiamo a vedere un po' di caratteristiche, impostazioni dello smartphone, sistema, info sul telefono, One Pro, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria, Oreo 810, con le patch si aggiorneranno sicuramente con l'aggiornamento del software, una doppia cam, l'abbiamo vista, leggermente sporgente e un notch, ve lo faccio vedere, un telefono che va a
diciamo, richiamare il design di Huawei P20 Pro e iPhone X, sicuramente guardate un po' il lato, Type-C 2.0, abbiamo anche, ragazzi, clamorosamente una doppia uscita per la musica, quindi una e due uscita stereo per quanto riguarda l'audio di questo smartphone. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il buon Umidigi, il signor Umidigi, ci mette del suo in questo smartphone e ci mette una batteria da 3550 mAh, ci mette la ricarica fast e ci mette sul modello Pro anche la ricarica wireless. Quindi veramente tanta tecnologia. La frontale, la fotocamera frontale è da ben 16 megapixel addirittura, e il processore che troviamo al suo interno è un Helio P23 Octa-Core, display da 5,9 pollici. Ve lo faccio vedere sotto varie angolazioni, molto buono. Vado ad alzare anche la luminosità che già era al massimo. Andiamo a lanciare anche l'aggiornamento del software. Vediamo un pochino, questi 62 mega soltanto portano la release del 22 agosto 2018, quindi mi portano probabilmente l'ultima release software. Fotocamera, eccola qua, semplice semplice da utilizzare. Clicco qua, vado sulle impostazioni, vediamo un po' di impostazioni, dimensioni foto, eccole qua, i tagli delle foto disponibili e ovviamente proprietà dell'immagine, possiamo cambiare il contrasto. Andiamo a rimuovere la velina sul posteriore e qui ragazzi, guardate il twilight, ve lo faccio vedere nei vari riflessi di luce, come tende ad abbellire il telefono in generale. Questo è un colore nuovo uscito veramente da pochissimo sul mercato, quindi potrete ammirarlo in tutto il suo splendore. Insomma, uno smartphone che ha un'uscita stereo, quindi due uscite per la musica, lo sblocco col volto e con l'impronta sul laterale, notch quasi tutto schermo, con materiali nobili, quindi vetro e alluminio, telefono importante da tenere in mano, sono 180 grammi con una diagonale di 5,9 pollici, costa clamorosamente 150 euro. Lo potrete trovare sui vari shop online, magari meglio lo trovate dalla Cina, quindi vi lascerò magari un link qua sotto per darvi qualche indicazione all'acquisto, ma 150 euro per NFC, ricarica fast, ricarica wireless, tutto schermo, sblocco con il dito e con il volto, secondo me è un prezzone, rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Ed eccolo Umidigi One Pro, dopo l'aggiornamento ho scoperto anche che si possono eliminare i tasti, funziona in basso, quindi andare a lavorare ancora di più sull'intera superficie del display, bellissimo, tutto sommato è un telefono veramente che si fa apprezzare dal punto di vista del design, non è nemmeno tanto padelloso, sono 5,9 pollici ben concentrati su una superficie umana, diciamo. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, annuncio importante, ho deciso di fermarmi, mi fermerò per necessità, quindi il canale si prenderà un periodo di riposo, non la prendete male, non so, magari alcuni festeggeranno perché non ne possono più di vedere i miei video, non lo so, comunque comunicazione di servizio, mi fermerò per qualche settimana, ma tranquilli tornerò dalle vacanze più carico che mai e sarò pronto a portarvi un sacco di bei telefoni. In primis la recensione di Umidigi One Pro. Fatemi sapere quello che ne pensate, se vi è piaciuto questo unboxing, like a palla come al solito, io vi saluto, ciao a tutti e alla prossima. Grazie signor Umidigi, ciao!